Today, questa sera, San Sebastiano al Vesuvio. Siamo con Albrizio e Duello, un DJ, produttore discografico ed un giornalista professionista. Siamo all'interno della rassegna letteraria Diritti ed Autori e presentiamo un testo molto importante dal titolo California Milk Bar, edito da Roggiosi. È un libro di... non voglio dire nulla, parlatene voi perché è un tema molto importante. Beh, allora, California Milk Bar, la voragine di Secondigliano, è il racconto di una storia vera, una tragedia dimenticata. Per noi che siamo di Secondigliano possiamo dire che è il nostro terremoto del 1980. Noi tutti ricordiamo dove eravamo il 23 gennaio del 1996, quando una voragine si aprì al quadrivio di Secondigliano inghiottendo macchine e persone e mietendo 11 vittime. Noi abbiamo provato a raccontare quella storia indossando i panni delle vittime, provando a raccontare le loro storie, l'attimo precedente al crollo e l'attimo dopo. Abbiamo provato a dilatarlo il più possibile per cercare di raccontare un po' tra favola, una favola un po' nera e un po' bianca quello che è successo. Poi il controfondo, cioè la verità, è una causa che è terminata con tutto da perdere per i familiari delle vittime, perché alla fine non ci sono responsabili, c'erano dei lavori che si stavano facendo nel sotterraneo di quel quadrivio, c'erano delle ditte che stavano lavorando anche per conto dello Stato italiano all'epoca. Al giorno d'oggi, insomma, i familiari di quelle 11 vittime non hanno risposte, non hanno soprattutto avuto giustizia. 27 anni quindi di silenzio, che importanza ha la memoria, o meglio un testo come il vostro che si ripropone proprio questo, di fare in modo che un evento così drammatico che ha segnato una cittadina non cada nel dimenticatoio? Allora, ricordiamo che il quartiere di Secondigliano è il quartiere di una città che è Napoli, e rendere questa tragedia visibile al giorno d'oggi è semplicissimo, basta riportarsi al quadrivio di Secondigliano e vedere che dove c'erano 11 famiglie, 11 vittime che hanno perso la loro quotidianità, al giorno d'oggi c'è di nulla, semplicemente di nulla. Quindi la memoria fatta di sterpaglie, la memoria fatta di abbandono, una memoria fatta di degrado che una volta era un degrado legato all'immaginario gomorroide, il gomorrista, al giorno d'oggi è semplicemente un quadrivio vuoto, da che era un quadrivio fatto di incroci, strette di mano, negozi, piccoli negozi, non la grande distribuzione. Al giorno d'oggi è semplicemente qualcosa da riportare, perché non c'è più niente. Ricordiamoci che quando poi parliamo di Secondigliano parliamo del quartiere con la più alta dispersione scolastica di tutta Napoli. La cosa che a noi insomma ci ha spinto e ci ha mosso è il fatto che le nuove generazioni non sanno che a Secondigliano è successa questa tragedia. Conoscono a menadito le storie delle famiglie camorristiche, ma non conoscono quella che è una tragedia che forse ha dato in là e ha dato una mano appunto a determinate famiglie, a determinate storie di prendere piede. Rispetto a quello che hai detto, avete già avuto la possibilità di avere un riscontro, cioè di avere una risposta, o meglio, che tipo di risposta da parte di questi giovani che, come dicevi tu prima, non avevano notizia, sono interessati, vogliono capire, sono critici, che tipo di atteggiamento hanno? Sì, ci sono tantissimi, diciamo, giovanissimi che appunto non conoscono questa storia e l'hanno anche letta, insomma, dalle nostre parole. Questo è stato un grande onore per entrambi. A settembre partiremo con un giro delle scuole, insomma, partiremo proprio da Secondigliano. Una cosa che dà una mano e che soprattutto, diciamo, è determinante per fare breccia nelle nuove generazioni è il lavoro che ha fatto interamente solo Gianluca, perché questo è un libro, e lascio parlare lui, è un libro che non solo si legge ma si ascolta anche. Infatti, prima che tu inizi a dare qualche delucidazione in merito, io volevo proprio chiederti questo, perché so che ogni capitolo del libro ha un QR code, quindi siamo molto moderni, ed è legato ad una canzone. Quindi dacci, come diceva il tuo collega autore in questo caso, qualche delucidazione: come hai scelto i brani, a cosa ti sei ispirato, cosa volevi rappresentare? Allora, i brani sono per lo più composti ineditamente per questo progetto. Ho voluto rendere nell'atmosfera del 1996 di Napoli musicale
questi colori, ciò facendo un pezzo che ha messo un romanzo con una bambina che viene a mancare, necessitamente ha bisogno di, a mio avviso, un carillon per rendere il tutto più profondo. Ugualmente sonorità più cupe possono ricordare atmosfere quali inseguimenti di polizia, falchi e scippi. Una storia di denuncia, un capitolo di denuncia può essere associabile molto più facilmente con una canzone che parli di una denuncia rispetto a il nulla. Molto interessante, perché fino ad ora mi è capitato qualcosa, raramente, di vedere associato un testo a una canzone, ma comunque edita, una cover. Invece questa idea è sicuramente diversa e molto più introspettiva e anche più lavorata, se così si può dire. È una colonna sonora, come abbiamo amato dire, autonoma, parallela, convergente e indipendente. Indipendente. Il testo si può anche solo ascoltare o la musica si può anche solo. Ultimissima domanda. Prima mi ha colpito come avete introdotto, no, il tema secondigliano e la Napoli, no? L'importanza delle radici anche in questo libro dove si parla di una tragedia. Sono fondamentali. Allora, forse risulterà pericolosamente reazionario quello che sto per dire, però entrambi ci consideriamo secondiglianesi, secondigliano. Fino agli anni 20 era appunto un comune a parte. Noi siamo cresciuti in famiglie di Secondigliano, siamo consapevoli della nostra tradizione, della nostra sfumatura di dialetto, abbiamo anche un nostro santo protettore che è San Cosme e Damiano, a differenza di San Gennaro che è il santo patrono di Napoli. Ecco, noi siamo abbastanza orgogliosi delle nostre radici, abbiamo io 40, lui 32 e ti ho regalato un anno, vabbè. Noi ci siamo mossi dal nostro quartiere, probabilmente non ci muoveremo perché insomma, casa nostra è casa nostra. Noi abbiamo scoperto di vivere in un posto cattivo dai telegiornali, però in realtà insomma, se se ne andassero tutti sarebbero bene, siamo bene a Secondigliano, quindi siamo orgogliosi delle nostre radici. Senti, avevo detto che era l'ultima domanda, ma me ne è venuta proprio un'ultimissima. Bugiarda allora. Allora sono bugiarda, sì. Tu sei simpatico, però... facciamo un po' i conti dopo. Tu hai già scritto precedentemente, sì. E il libro precedente anche affrontava tematiche sicuramente molto legate all'introspezione, comunque legate a un qualcosa di non di leggero, anche se poi trattato hai trovato, sì, una formula. Con la tua scrittura che cosa vorresti rappresentare, o hai degli obiettivi oltre a raccontare delle storie? Allora, con Un male purissimo, il romanzo precedente, io ho cercato di scrivere quello che fondamentalmente mi piace leggere, cioè la parte oscura degli uomini e quindi la parte oscura di me stesso. La difficoltà rispetto a California mi pare è stata appunto questa, che mentre quando scrivi della parte oscura degli uomini non sei mai portato a dire voi avete fatto questo, voi siete questo, ma io sono questo, noi siamo questo, in questo caso la difficoltà è stata che, parlando di 11 persone che sono assolutamente innocenti e sono i protagonisti di questo romanzo, ci siamo dovuti, e lui mi ha dato una mano enorme in questo, ci siamo dovuti calare nella parte di dover dire voi avete fatto questo a queste 11 persone. Quindi da un punto di vista della scrittura io adoro e continuerò insomma a indagare quello che è il controfondo oscuro dell'animo umano. Questo ha rappresentato una svolta completamente nuova nella mia scrittura e mi ha fatto anche bene, devo essere sincero. Ultimissima domanda, anche al birbantello del duo. Tu ti occupi di cose diverse, no? Sei un discografico, cose completamente diverse. Come ti sei trovato in questa nuova dimensione mettere insieme sì musica e parole, però su un testo che rappresentava una storia, e soprattutto una storia come questa? Schiaro la voce che da discografico, scusa. Sono abituato a scrivere da tempo a cappella, nel senso le canzoni che scrivo, anche quelle non pubblicate, non edite, le scrivo completamente avulse dalla musica in genere. E mi piace trovare un sentimento su temi a volte un po' più pesanti ancora di questi, il femminicidio, la malattia, le problematiche professionali di determinate categorie. Quindi aggiungere anche una musica è stato semplicemente lo scrivere due volte.
scrivere sia su musica che su parole, su prosa, e riuscire a diversificare un attimo. Aggiungerei anche una cosa, se possibile, il fatto che lui non solo ha scritto il libro, ma nelle canzoni, alcune canzoni sono in prosa, cioè hanno un testo, non è una semplice colonna sonora, non sono semplici audio. Lui ha di fatto alcuni capitoli li ha scritti due volte. Quindi, ragazzi, grazie. È stato più bravo lui. Va bene, ok, comunque siete molto simpatici. Grazie a in bocca al lupo per questa presentazione. Grazie. Che è molto molto importante, ha a che fare con la nostra storia, e ci sono cose che rimangono assolutamente dimenticate e voi ce lo ricordate. Grazie, grazie a voi per lo spazio.